Allora, vi leggo questa piana. Gli abitanti di Castelgallo si ritenevano fortunati. Il sole splendeva sempre, la pioggia cadeva poco e il mare era davvero molto vicino. Tutto sommato, Castelgallo era un posticino tranquillo. Come in altri paesi della zona, anche a Castelgallo c'erano un municipio, qualche negozio, una manciata di chiese e tantissime banche. C'era pure una piccola scuola elementare, si chiamava Alessandro Gattone, come il nome dello scrittore di Castelgallo che cent'anni prima aveva descritto in versi il tantissimo sole, le pochissime piogge e il mare meraviglioso della sua città. Ma le cose belle si stavano coltivate con i fiori, e da qualche tempo a Castelgallo la bellezza cominciava piano piano ad appassire. Nel paese cominciò a circolare una strana malattia e nessuno ne voleva parlare. Una mattina alcuni abitanti di Castelgallo si erano svegliati diversi dal solito. Per prima cosa erano spuntate delle lunghe antenne sopra la testa. Poi erano comparse altre braccia, occhi bizzarri e ali appiccicose sulla schiena. Insomma, alcuni cittadini, giovani o vecchi, poveri o ricchi, cominciarono a trasformarsi in veri scarafaggi. Eppure a Castelgallo la vita continuava più o meno come prima. Certo, ogni tanto c'era chi guardava con un certo sospetto quegli uomini scarafaggianti. Poi un giorno qualcuno cominciò a interessarsi più da vicino a quella strana malattia. Il dottor Eusebio Tortugo, primario dell'ospedale di Castelgallo, pensò di chiamarla così. Ci troviamo di fronte a una chiara epidemia di mafia. Il giorno dopo, però, una coppia di grossi uomini sospetti fece visita al medico. La sua diagnosi allora cambiò e da quel momento non pronunciò mai più la parola mafia. Trattasi a ben vedere di una normalissima influenza stagionale, passerà. I sintomi della malattia, però, erano ormai sotto gli occhi di tutti. Chi ne veniva colpito non solo scarafaggiava nell'aspetto, ma si comportava in un modo che non potremmo definire se non cattivo. In verità, prima di cambiare in tutta fretta la sua diagnosi, il dottor Tortugo si era chiesto se fosse davvero quell'orribile aspetto a far diventare i cittadini di Castelgallo cattivi, oppure se fosse stata la cattiveria a trasformare in scarafaggi. Oppure, se il malato fosse semplicemente dovuto alla nuova moda di mangiare il tonnello al cioccolato per colazione invece del solito bignare. Il signor Toponi, nel frattempo, garantiva la protezione ai negozianti di Castelgallo in cambio di denaro. Prometteva che se ogni mese gli avessero consegnato puntualmente 100 euro, nessuno, nemmeno lui chiaramente, avrebbe dato fuoco ai loro negozi. Si parlava del signor Toponi, questo estortore che va a chiedere il pizzo per i negozi di Castelgallo, ma non diventava mica ricco il signor Toponi, anche se a far due conti uno lo potrebbe pensare. In realtà una parte di quello che lui prendeva ai negozianti di Castelgallo era costretto a ridarlo al signor Polpetti, stimato ricasso del paese. Il signor Polpetti, a quanto pare, era stato il primo a trasformarsi, solo che in tante città avevano fatto finta di niente, avevano fatto finta di non vedere, perché lo reputavano una persona potente, di quelle che è meglio non disturbare mai. Volpetti, lui sì, si arricchiva a dismisura e con i soldi dei negozianti permetteva ad altre persone cattive di tirare a campare. Lui, signor Volpetti, non potremmo definirlo in altro modo se non un boss. Così, grazie a Toponi ed altri complici e grazie al silenzio e alla paura degli abitanti di Castelgallo, Volpetti diventava ogni giorno più ricco e più potente. Anche nella scuola Alessandro Gattoni qualcuno cominciava ad avvertire i primi sintomi della malattia. Ad esempio Totillo, il figlio del signor Toponi, tanto che qualcuno cominciò a sospettare che quella fosse una malattia contagiosa. Totino, quando era in casa, viveva nel terrore di essere sgridato dal padre. Quando era a scuola, invece, passava le giornate terrorizzando i compagni di classe. Non potremmo definirlo in altro modo se non un... come? Un bullo. Un bullo di cui abbiamo una diapositiva. I compagni di classe di Totino avevano parecchia paura di lui. Il bullo pretendeva con le minacce le merendine degli altri, schiaffeggiava che non gli passava le risposte giuste durante i compiti e non temeva neppure la maestra Candina. Anche Alberto era stato preso di mira da Totillo, ma i suoi genitori, molto diversi dai signori Toponi, gli avevano insegnato a non avere mai paura dei prepotenti. Peccato che Alberto avesse paura e come di Totillo. Un giorno, ad esempio, Totillo toccò ad Alberto il suo diario e una volta scoperta l'assenza del prezioso oggetto, per Alberto non fu difficile immaginare chi fosse il colpevole. Così rivelò il suo sospetto alla maestra e Totino lo venne a sapere. Il bullo passò subito alle minacce, ritagliando il pezzetto della copertina del diario e recantandolo ad Alberto. Se a scuola Totino avesse studiato, avrebbe scritto: se vuoi rivedere il tuo diario, devi portarmi una merendina al giorno per una settimana. Totino e suo padre si somigliavano sempre di più nelle loro fattezze scarafaggesche. La trasformazione del giovane Totino, in particolare, continuava velocissima.
Le giornate a Castelgato passavano una dopo l'altra, come se tutto fosse sempre stato così, e mai sarebbe potuto cambiare. Il signor Copponi continuava a minacciare, ingannare e spaventare gli altri cittadini, senza che qualcuno osasse ribellarsi. Totillo, dal canto suo, imitava il padre tra le mura della scuola. Nessuno aveva il coraggio di criticare le loro malefatte e nessuno credeva di potersi difendere. Gli abitanti di Castelgallo avevano paura di parlare, di denunciare. Non potremmo definire questa paura in altro modo se non omertà, lo lascio sulla. L'omertà, secondo alcuni illustri medici, non era che un sintomo della malattia chiamata mafia. E la teoria viene confermata quando la trasformazione del cittadino in scarafaggio si diffuse in tutta la città, anche fra le persone apparentemente sane. Nel giro di qualche settimana, la maestra Carlina, Alberto e i suoi genitori furono tra i pochi a non mostrare i sintomi del corpo scarafaggiante in tutta Castelgallo. Oltre a loro erano rimasti alcuni poliziotti e alcuni magistrati. La maestra Carlina e Alberto notavano con dispiacere come tutta la classe stesse seguendo l'esempio di Totillo. Ora i compagni non si limitavano a subire i soprusi in silenzio, ma cominciavano a comportarsi come lui, come Totillo. Una mattina, nella solita confusione, Alberto trovò a terra, proprio vicino al banco di Totillo, un oggetto molto familiare, il suo diario. Era stato riciclato da Totillo che lo aveva fatto suo. Totillo aveva preso il diario di Alberto, aveva cancellato il nome di questo diario e di cioè noi c'era scritto di Alberto, cioè di Totillo, non più di Alberto. Alberto chiese alla maestra Carlina cosa poteva significare quel ritrovamento. Com'era possibile che un super bullo come Totillo potesse perdere tempo in una cosa così sciocca? Risponde la maestra Carlina. Ma non capisci, caro Alberto? Vuol dire che in fondo Totillo non è tanto diverso da te o dagli altri bambini. Ha detto che poteva cambiare le cose e decise di affrontare il piano personale di Totillo. All'improvviso, ad Alberto, Totillo non gli sembrava così imbattibile. Il comportamento di Alberto non potremmo definirlo in altro modo se non coraggioso. Cercando di non farsi dividere, Alberto disse a Totillo: ho visto perdere il tuo diario e ho notato che è un po' malmesso. Visto che dovevo comprare un nuovo per me, ho pensato di farti un regalo. Totillo si commosse, nessun compagno fino a quel momento gli aveva mai regalato qualcosa e lui non aveva mai avuto un diario tutto e davvero suo. Quel piccolo gesto sembrò cambiare Totillo. Il bullo aveva provato su di sé che una piccola azione onesta e gentile poteva fare tanto bene all'umore. E lo avevano capito anche gli altri compagni di classe che cominciavano a provare fastidio per il loro aspetto sempre più scarafaggiante e vedevano com'era felice Alberto senza aver contratto quella disgustosa malattia. Ispirati dai comportamenti di Alberto, che continuava a cercare di far guarire Totillo con altri gesti gentili, gli altri compagni cominciarono a mostrarsi più spaventati e a rifiutare ogni minaccia. Prima iniziarono a coinvolgere nei loro giochi e capirono che Totillo era solo più sfortunato degli altri, perché aveva un padre cattivo. Il giorno del suo compleanno, poi, organizzarono una festa e gli fecero dei regali. Totillo, allora, cominciò a capire che era più bello ricevere pacchetti infiocchettati donati con il cuore che merendine ottenute con la paura. Tutto il suo mondo crollò travolto da un mare di solidarietà. Per la seconda volta in vita sua pianse di gioia. Non avrebbe mai creduto che si potesse piangere perché si era tanto felici, ma cominciava quasi a prenderci gusto. Gli alunni più giovani dell'Alessandro Cartoni raccontarono a casa quando era venuto a scuola. In pochi giorni la storia del cambiamento di Totillo fu sulla bocca di tutti, a Castelgallo e nei paesi vicini. I genitori ascoltarono con curiosità i racconti dei figli e come il profumo dei cornetti appena sfornati, il coraggio si fece subito largo tra le piccole vie di Castelgallo. Quello che i ragazzi subivano a scuola non era poi tanto diverso da quello che succedeva ai cittadini per colpa dei Copponi, dei Polpetti, degli altri mafiosi della città. Con qualche cartellone, vecchi lenzuoli, pennarelli colorati e una buona dose di coraggio, scesero tutti per le strade del paese a gridare la loro voglia di libertà dai puri di ogni tipo e di tutte le età. I sintomi della malattia scarafaggiante cominciavano piano piano a sparire e un po' per paura di tutta quella gente coraggiosa, un po' per il cambiamento del figlio Totillo, anche il signor Topponi cominciò a mettere in dubbio la sua vecchia condotta di vita. Solo Polpetti, capo supremo di tutti gli scarafaggi, restò chiuso nella sua vita come se niente fosse successo e completò la sua trasformazione diventando un piccolo e disgustoso scarafaggio. In cerca di cibo, la sera prima del grande corteo, Polpetti aveva lasciato la sua sfarzosa residenza. Per finire schiacciato,
sotto i piedi della gente di Castelgallo, mentre cercava di accaparrarsi almeno una briciola di pane. Quando si sparse la voce che si poteva davvero morire dalla malattia scarafaggiante, anche i più pigri si unirono agli altri. Tutti capirono che quello strano malato non aveva portato niente di buono per la città di Castelgallo. Non potremmo definirla in altro modo se non una grande vittoria. Secondo voi, grazie professoressa.